Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti voi, benvenuti sul mio canale e al nuovo video. Allora, nuovo video che parlo riguardo della 28ª giornata di campionato. Allora, come io dico sempre, non c'è niente da fare. Ieri sera l'ennesima rapina, veramente che è stata una cosa incredibile. Questa prescrittese di merda. Che è una cosa incredibile, ma più a dare le colpe ai prescritti do più la colpa al Parma, perché ma come si fa? Ha avuto un sacco di occasioni nel fare il 2-0, il 3-0 e non ci è riuscito. Poi alla fine negli ultimi 5 minuti sta prescrittese di merda trova due gol e vince la partita immeritata, immeritata, di una cosa incredibile, immeritata. E poi c'era un calcio di rigore nettissimo, ma veramente nettissimo su Kulusevski. Allora, questo dico, alla faccia dei giornalai, non giornalisti, perché io li chiamo giornalai, perché questi giornalai, quelli della Rai, quello di Sky, per quello che dicono, è una cosa, è incredibile, ma scusatemi, ma ecco dove ti fa la rabbia quando la Juventus è il capo espiatorio in tutto e per tutto. Guai, guai come il calcio di, diciamo, il calcio di rigore, quello della Lazio, se l'avesse dato dalla Juventus. Guai se avesse negato un rigore come quello ieri contro la Juventus. Guai, guai, guai. Oggi stessero a parlare di tutto e di più, campionato falsato, la Juventus che ruba, complotto, eccetera, eccetera, eccetera. E invece quando succedono questi episodi a queste squadre, tutti zitti, muti, tutti in accordo, tutti in amore e finisce lì, nessuno ne parla. E questo è il campionato italiano, a favore non i più deboli, a favore di coloro che non sono capaci di vincere. E poi, come ho sempre detto io, il nostro campionato è un campionato scarsissimo, scarsa a massima, perché come si fa? Come ho detto prima, il Parma ha 2, 3, 4 occasioni per fare il 2-0, il 3-0, non ci riesce. Poi la partita Verona-Sassuolo, anzi Sassuolo-Verona. L'ennesima partita, il Sassuolo sotto di due gol, il Verona sta vincendo 3-1, 3-3. Ma è una cosa incredibile, è incredibile. Poi il Milan, voglio il Milan, sappiamo tutti chi è il Milan, una discreta squadra batte la Roma 2-0. E la Roma ancora più rovinata del Milan, ancora più rovinata. Poi, giustamente, diamo onore sempre alla solita Atalanta che ha fatto risultato anche a Udine, andata a vincere lì, sempre, non ti puoi aspettare, diciamo, nel più del normale dell'Atalanta. Oramai l'Atalanta si è considerata proprio quella squadra talmente, diciamo, con un organico talmente unito, talmente che fa l'unione, talmente che giocano a memoria, oramai è un gruppo solidato già da 2-3 anni e chapeau alla domanda. Poi la partita del Napoli con la Spal non c'è stata proprio nessuna partita, Napoli superiore, molto 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 superiore alla Spal, specialmente il primo tempo poteva finire 4-0, 5-0. Ma anche nel complesso tutta la partita il Napoli superiore, non c'è niente da dire, molto superiore, molto superiore. E poi ancora un'altra partita, il Bologna, l'ennesima sconfitta della Samp, il Bologna batte anche la Sampdoria. Comunque, se voi analizzate certe partite per come sono andate, allora vi fanno capire veramente in realtà il nostro campionato come è scarso. È scarsa, perché dico scarsa? Perché nelle rispettive negli anni 80, chi ha la mia età e ha visto il calcio degli anni 80-90, quando c'erano le famose sette sorelle,
là vedevi il calcio, là vedevi il gioco, là vedevi veramente i campioni che poi sono venuti fiori e fiori di campioni. Ma attualmente, oggi, a differenza di anni fa, proprio si vede che il calcio è cambiato, che è una cosa incredibile. E il nostro campionato, a livello in Europa, al rispetto degli altri campionati, per me voglio, è un campionato scarsissimo, 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 scarsissimo. Perché se certe partite vanno in un certo modo, non per meriti degli altri, ma a volte ci sta anche per i demeriti dell'avversario. Perché se voi prendete la partita, come ho detto prima, Parma-Inter, non ci sono i meriti nell'Inter perché l'ha vinto, sono i demeriti del Parma perché non è riuscito a chiuderla. Come la stessa cosa, la partita Parma, no, scusatemi, la partita del Lazio. La partita della Lazio contro la Fiorentina fino a un certo punto è stata una bella partita. La Fiorentina ha avuto le sue possibilità, come è andata in vantaggio, poteva andare anche sul 2-0. Però ecco, si vanno a inventare un calcio di rigore inesistente e l'ennesima partita immeritata da parte della Lazio, perché non si può dire che la Lazio ha vinto meritatamente. Un'altra partita immeritata. L'unica cosa, l'uniche due squadre che veramente hanno l'autorità nel farvi vedere come si gioca a calcio e vincono in un certo modo sono Atalanta e Napoli e basta. E basta. Perché vincono esprimendo un gioco. Loro giocano a calcio, esprimono il loro calcio e vincono, che è una cosa tranquilla, sia l'Atalanta che il Napoli. Non voglio mettere nemmeno la Juventus di mezzo perché è inutile che noi parliamo della nostra Juventus. Sappiamo giustamente i nostri problemi che abbiamo, le condizioni di gioco che facciamo, perché è una Juventus che non ha gioco. E allora le uniche due squadre, vabbè, diciamo un po' anche la Lazio, perché la Lazio viene da prima della sconfitta di Bergamo, veniva da 21 risultati positivi. Però anche la Lazio in sé per sé ha i suoi alti e bassi, perché una squadra come la Lazio che viene da 21 risultati consecutivi non può fare un primo tempo del genere a Bergamo e il secondo tempo butta i remi in mare, in barca, butta i remi in barca. Questo è il discorso, perché vuol dire che è una squadra che ha i suoi limiti. Ecco perché, come vi dico sempre, il nostro campionato è scarso. E scarso, e scarso, e scarso. Punto. Ragazzi, questa è la mia. Ditemi la vostra, lasciate i vostri commenti, iscrivetevi sempre di più sul mio canale, lasciate un like o un dislike e sempre forza Juventus. Ciao a tutti.